Buongiorno ragazzi, bentornati su Gare Malate. Oggi siamo qui con i membri della Crep. Ma cosa siamo? Minecraft? Cos'è diventato il mio personaggio? Cos'è successo? La gente è già crepata. Raga, non so minimamente cosa... Aspettate, stia succedendo. Devo lanciarmi di qua? No, secondo me devo andare qua su, raga. Se hanno creato una roba del genere, boh, questa qui è una gara creata da Tacket, ragazzi. Quindi se avete anche voi gare da farmi provare, da far vedere, fatele immediatamente. Poi linkatemele, fate tutto quello che volete. Qua non posso scavalcare. Dai, avanti da questa, perfetto. E adesso giù da questa. Vai che si corre, vai, vai, vai. Cos'è sta roba? Fermi tutti ragazzi, fermi tutti quanti, perché c'è qualcosa che non quadra. Arrivati qua, poi vi devo dire anche un'altra cosa. Io ho visto già 10-12 persone che le ho continuate a invitare, stra-invitare di qua di là, e non entrano. Io do ancora un paio di giorni, raga. Magari non arrivano le notifiche, mettete quello che volete. Però se io vedo sempre le stesse persone che non entrano nelle gare e quant'altro, non è che vengono buttate fuori, vengono bannate dirette, raga. Perché qua, sapete, voglio soltanto persone che giochino Yauk e che siano attive. Sta calmo. Dove vai? Questa gara, signori, incomincia già a prendere una F. E vediamo se arriva fino in fondo a prendere tutta la frase che fa schifo. Perché non abbiamo dei checkpoint e quindi ogni volta bisogna ritornare indietro. La gara però è bella, mi piace. L'unica pecca è appunto questa cosa qua dei checkpoint, che è un po' troppo frustrante. Qua dovrebbe essercene uno che così prendi e ritorni subito. Però raga, non si può avere tutto dalla vita. Alleluia, mi ero già preso un colpo, raga, che ero morto là. Ce l'abbiamo fatta, dai, è così. Non è male, però... bisogna avere la cosa tecnico-tattica, ragazzi. E siamo primi, esagerato. Qua ho visto veramente tantissime persone che hanno quittato. Intanto guardate qua la mia Ocelot personalizzata, che bella che è. Qua vediamo cosa riusciremo a fare qua senza cadere da sotto. Vai Ocelot. Oh, frena! Non la sapevo questa. Va qui. Le macchine 4x4 quanto ti salvano la vita. Via così. Perfetto. Dai, tutto sommato è una gara bella. Ci vuole soltanto la pasta col tonno, che io oggi sinceramente, raga, no, non l'ho mangiato. Cioè, ho mangiato il salmone, e il salmone non mi dà tutta la proagine di cui ho bisogno. Quindi raga, andiamo avanti così. Questa gara qui poi dovrebbe avere anche la moto a tre ruote, devastante. Quindi non vedo l'ora di poter utilizzare quella lì. Andiamo da questa, molto bene raga. Occio, perfetto. È stupenda questa macchina, è stupenda. Finalmente raga, con la crew riaperta al pubblico, ritorniamo più carichi che mai. Qua ce la farò? Sì, dai. A fare gare, non... e non gare. Dai, poi devo rifarmi tutto il pezzo perché non c'è il checkpoint. Io non so qui quanta velocità prendere. Mannaggia, con questa macchina qui. Ripperoni fra 3, 2, 1... 0. Avviciniamoci ancora di più, tipo qua. Perfetto. E poi, cioè, mi stai proprio dicendo che devo
No, dai, poi qua mi giro. Ma che caspita di gara avete creato? Hai creato, maledetto. Se solo piglio lo spigolo. Al millimetro. Perfetto. E poi altre volte così. Che suspense. Cosa ho salvato? Cosa ho salvato? Perfetta questa. È l'ultima. Si potrebbe fare un metodo Beastar di volare dall'altra parte. La rischiamo, raga. Voliamo? È che poi non vorrei. Io lo faccio, raga. Io lo faccio. Io devo fare queste cose. Mi dispiace. Io le devo fare. Raga, metodo Beastar, eh. 3, 2, 1. Vai. L'ho fatto anche male, ragazzi, ma metodo Beastar funziona sempre, ricordatevelo. Tatuatevelo sulla fronte. E adesso andiamo via con tutte le macchine nuove, tutti i mezzi usciti nell'ultimo periodo. Questa gara, raga, li prende e li usate tutti. È uno spettacolo. È una gara che è bella, ma che fa anche un po' schifo, ragazzi. Fa tutto sta gara. Metodo Beastard. Dovete mangiare la pasta col tonno. Dovete avere tutti i mezzi più belli. Veramente top. Top 10 per l'ingegno, raga. Poi fate conto che magari io anche sono un po' arrugginito, perché quanti mesi è che non faccio, raga, gare malate? Scrivetemi quanti mesi è che non faccio un episodio di gare malate. Vi lascio il like al commento, raga. Poi adesso c'è il bello, perché poi... Oh! Non va su, non va su, raga. C'ho le pattine alle gomme. Ma che roba. Dai, muoviti. Lo dicevo io che sta macchina faceva schifo quando l'ho modificata. In pratica non dovete mai fermarvi come sulla neve. Una volta che vi fermate, se non avete una macchina 4x4 decente, non salite più. Quindi se nevica, visto che da me, raga, ha nevicato un sacco, venite gomme da neve e anche le catene se non avete una macchina 4x4. Poi se avete la macchina 4x4 e volete metterci anche le catene, ben venga. Io, raga, in tutti questi anni non ho mai avuto problemi di macchine 4x4 con anche le catene, perché vado ovunque. E adesso, raga, la mega moto. La mega cosa devastante. Voglio capire come utilizzare questo. Oh! Come si utilizza? Potete spiegarmelo? Para! Allora, ho capito, raga, che devo spararmi la gomma qua e poi va dappertutto. Basta che infili la gomma iniziale nella parte giusta, raga, e poi la moto segue tutto. Non dovete pensare alle gomme dietro. Interessante! Guardate, guardate. La rischio. Basta che la gomma vada esattamente subito sull'altro e poi voi in automatico siete salvi. Occio qua, troppo. Occio. È allucinante sta cosa. Basta che la prima gomma vada. Spettacolo, raga. Signori, Beastard è primo. Siamo prontissimi qua, raga. Guardate qui che roba. Bram, 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 bram. Esagerato, raga. Esagerate proprio. E adesso, raga, si parte. Si va giù così. Occio, occio, occio. Oh, giù a cannon. Sì. Gli sfidanti, ragazzi, sono qua. Ancora qui sui salti, che non è semplice. Questo qui becca il coso. Occio, occio, vediamo se la salva.
Vediamo se l'ha mangiato. Niente, non ha mangiato la pasta col tonno. Quindi raga, l'episodio di oggi si conclude qua. Fatemi sapere con un like e un commento cosa ne pensate di questa gara. Ripeto, se avete gare da volermi far provare, se siete creatori, volete cimentarvi in un'impresa e farmi testare qualche gara, benvenga ragazzi. I posti della crew, quando uscirà questo video, credo siano finiti. Chi lo sa, chi non lo sa ragazzi, chi non accetterà i miei inviti per le crew dopo un po' di volte verrà immediatamente bannato, così lascerà il posto a persone che vogliono giocare con me nella crew e con tutte le altre persone. Qua da Beastard ragazzi, come al solito è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video.